Ciao a tutti, oggi prepareremo la quiche agli spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono spinaci freschi, aglio, scalogno, olio, noce moscata, pomodorini ciliegino tagliati a metà, formaggio spalmabile che abbiamo fatto con il bimbi, uova, olive nere tagliate a metà e denocciolate, provolone affumicato e parmigiano grattugiato. Sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e l'aglio. E li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Riuniamo sul fondo del boccale. Mettiamo l'olio. Gli spinaci. Mettiamo intanto la metà degli spinaci e iniziamo a cuocerli per 8 minuti. 100 gradi, velocità 1. Mettiamo da parte questi spinaci e ripetiamo l'operazione con l'altra dose di spinaci mettendo sul fondo un filo d'olio. Anche questa volta chiudiamo col coperchio il misurino e facciamo cuocere per altri 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. 2 minuti prima del termine della cottura aggiungiamo gli altri spinaci. Un po' di sale. Pizzico di pepe e un pizzico di noce moscata. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo riprendere a velocità 1. Facciamo sgocciolare il liquido di cottura. Dopo aver sgocciolato il liquido di cottura, mettiamo all'interno del boccale le uova. Il formaggio spalmabile che abbiamo fatto con il bimbi. Le il pepe. Il sale. La noce moscata. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. Trasferiamo il composto nella dose di pasta brisè. Livelliamo per bene. Adesso posizioniamo i pomodorini, le olive, la provola, il spolverizziamo con il parmigiano. Chiudiamo i bordi. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35 minuti circa. La quiche agli spinaci è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Quiche agli spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!